Che sono particolarmente contenta del fatto che si rinnovi questa collaborazione con il Comune di Cagliari, in particolare su questo tema, anche perché, e devo dire, volevo anche apprezzare dal punto di vista della comunicazione la scelta grafica e proprio di linguaggio utilizzata per presentare l'iniziativa, perché parlare di salute di genere non è facile, e anche il linguaggio e la modalità con le quali ci si rapporta alle donne che appunto tendono a spesso a porsi al servizio degli altri e a guardarsi poco, cioè molto impegnate nell'attività di cura ma poco impegnate nell'attività di cura di se stesse. E quindi devo dire un apprezzamento particolare anche per la scelta nella presentazione, che può contribuire a raggiungere l'obiettivo, qual è quello appunto di arrivare a tutelare la salute di genere. E direi che questo quest'idea che condivido, questa scelta di questo percorso, è particolarmente significativa perché si inserisce in una esigenza generale del nostro paese di lavorare sulla medicina di genere, perché le donne non sono uguali agli uomini, ed è giusto che non lo siano, voglio dire, però c'è una grande fatica a capirlo anche nello studiare, nel predisporre i farmaci che spesso vengono testati sugli uomini, quando il fisico degli uomini ha delle reazioni diverse da quelle delle donne, e quindi non è detto che quel farmaco che è stato studiato per l'uomo poi possa avere gli stessi effetti per le donne. Quindi anche questo tipo di percorso credo che sia importante da portare avanti. E poi l'altro elemento che volevo mettere in evidenza è che questa iniziativa dovrebbe essere seguita da tante altre iniziative per la salute di genere, in quanto il nostro paese è fortemente in ritardo rispetto a questo percorso. Se noi guardiamo i dati che ogni anno vengono elaborati proprio sullo studio del divario di genere esistente a livello internazionale, noi notiamo che studio che viene articolato su quattro fattori principalmente. Uno è l'economia, uno è la politica, uno è il livello di istruzione, uno è la salute. Vengono analizzati 135 paesi e l'Italia si trova in una posizione direi non particolarmente qualificante, perché si trova nel 2011 al 79esimo posto, dietro paesi come la Romania, come il Ghana. E devo dire che in particolare per quanto riguarda i dati relativi alla salute è messa abbastanza male, perché sicuramente il peggior paese in Europa e si trova al 79esimo posto su 135, quindi una piccola progressione rispetto al 2010, ma ancora tantissimo da fare. Le aspettative di vita della donna è giusto che siano le stesse degli uomini, quindi credo che parlare di pari opportunità non sia solo parlare di pari opportunità nella vita politica, nella realizzazione del lavoro, anche perché da questo punto di vista molto si è fatto, mentre nel campo della medicina moltissimo c'è da fare. Questo è l'elemento più forte, secondo me, anche in funzione del ruolo importante che le donne rivestono nella società. E quindi applaudo a questa iniziativa e auspico il fatto che la ASL abbia il piacere di avviarne delle prossime. Bene, è la ottava edizione di Cagliari in Forma. Siamo molto contenti di essere riusciti ad arrivare a questa ottava edizione, e se è vero che le iscrizioni che sono state presentate all'agenzia fino a stamattina abbiamo raggiunto un bellissimo successo, perché c'erano più di 300 iscrizioni. Speriamo che non arrivino tutti, perché la sala non li contiene tutti. Vabbè, qualcuno starà in piedi. Ma ci sono i posti in piedi? Ci saranno i posti in piedi, certo. Quest'anno l'abbiamo dedicato tutto alle donne. C'era già stata questo argomento, ma non era stato trattato così in maniera più specifica. E l'idea non è mia. L'idea della professoressa Piras, che era qui a fianco a me un anno fa e mi fece notare questa cosa qui, e da lì presi la palla al balzo e abbiamo fatto questa
giornata dedicata al problema. Le donne non si studiano, si sottostimano e arrivano troppo tardi alla nostra osservazione, quando probabilmente veramente non possiamo fare più niente. E l'abbiamo sempre detto, e la dottoressa Careda sicuramente me lo può confermare, le donne sono molto attente a fare la prevenzione del seno, a fare la prevenzione dell'apparato riproduttore, ma sotto il seno c'è il cuore, ci sono i vasi che purtroppo creano grossi problemi. Questo è l'argomento di questa giornata che domani porteremo a termine, e ripeto, continuo a ringraziare la professoressa Piras per questa idea. Domenica, come sempre, uniamo anche cosa dobbiamo fare, cercare di muoverci, perché sicuramente questo è quello che costa meno e forse produce anche di più. Ci siamo inventati un cuore dentro la città di Cagliari. Era brutto dire salendo e scendendo, mi ha detto la stessa Mossa, che è la mia linguista di fiducia, allora l'abbiamo trasferito in sardo: Arziende, Calendi, poi Sarruga, De Gazzetta e Susu. Io non sono un castellaio, però cerco di pronunciarlo. Me l'hanno anche corretto in molti, perché poi c'è anche un lessico cagliaritano. Domenica mattina cammineremo in Castello avanti e indietro, faremo un percorso di circa 3 km. Qui c'è scritto che finisce al Teatro Civico, ma per problemi tecnici il Teatro Civico non è disponibile e il Comune si è adoperato perché potessimo finire la manifestazione al Ghetto Ebreo. In tutti i casi ritengo che, a prescindere da chi dovrà rivestire il ruolo di direttore generale di questa azienda, io credo che questa sia una, e a prescindere da chi potrà essere il sindaco di questa città, credo che questa sarà una, o debba essere una iniziativa, mantenuta senza soluzione di continuità, cioè bisogna mantenerla in piedi perché è un'iniziativa importante, interessante ed è una bella iniziativa. Altre volte ho detto che Cagliari è una città bellissima, per cui il fatto di poterla girare a piedi, scoprendo anche delle bellezze, facendo un ragionamento perché effettivamente questa città possa essere scoperta anche attraverso motivi di salute, cioè arricchisce ulteriormente quello che può essere il patrimonio storico che è questa città. Allora noi abbiamo un compito, che è quello evidentemente di promuovere delle iniziative che possano in qualche modo essere importanti, significative, e che ci aiutino a far sì che la salute delle persone possa comunque essere salvaguardata. Avete fatto bene a dedicare questa giornata praticamente alla donna. Noi su questi, sull'argomento della donna, stiamo ragionando su diverse cose. È vero, perché la donna è diversa dall'uomo, perché nella donna ci sono alcune particolarità, alcuni problemi che dobbiamo quindi focalizzare meglio e per i quali evidentemente dobbiamo ragionare meglio. Tutto questo, ecco, fa parte di un ragionamento sulla problematica sanitaria della donna che stiamo facendo e che vogliamo sempre di più che progredisca, e cercare quindi di metterla a fuoco maggiormente.